Ennesimo atto di una vicenda che sembra non avere fine, quella della Fondazione Campanella, per la quale è stato chiesto il fallimento da parte della Procura di Catanzaro. Una profonda crisi aziendale riguarda il polo oncologico di eccellenza e per spiegarne i motivi il presidente Paolo Falzea ha indetto una affollata conferenza stampa alla presenza di numerosi dipendenti in attesa di risposte ormai da troppo tempo. I motivi di questa crisi risiedono tutti in inadempimenti a atti formali, lo statuto, da parte della Regione, non erogando le somme che si era impegnata ad erogare nello statuto e dando molti meno soldi alla Fondazione e costringendola a fare un giudizio nei confronti della Regione. La richiesta da parte del management della Fondazione è che si faccia una transazione di 29 milioni di euro per soddisfare per prima cosa i creditori. La soluzione è quella che già avevamo messo in campo, di fare una transazione, il giudizio in corso con la Regione per 29 milioni di euro, che consentirebbe di soddisfare tutti i creditori della Fondazione e ci consentirebbe di andare avanti e non dover chiudere. Se non avessimo la spada di Damocle dell'istanza di fallimento, noi abbiamo dei crediti nei confronti dell'ASP con i quali si soddisfacerebbero tutte le pretese legittime da parte dei nostri dipendenti degli stipendi arretrati. Lo stesso presidente Falzea, insieme ad altre 9 persone, risulta coinvolto nell'inchiesta in cui si ipotizza il reato di false comunicazioni sociali. Gli indagati avrebbero alterato la situazione economico-finanziaria con omissioni nei bilanci. In merito, Falzea si dice tranquillo. È un'inchiesta che formalmente inizia da pochissimo, ci è stato dato semplicemente un avviso, lasciamo fare le indagini al pubblico ministero. Io sono fiducioso perché non c'è stato mai nessun comportamento meno che corretto da parte degli amministratori di questa fondazione. Io ho sempre informato i soci fondatori e l'opinione pubblica passo passo di quello che succedeva nella fondazione. Mi sento veramente molto tranquillo e l'affronto con grande tranquillità. I dipendenti della Fondazione Campanella sono visibilmente arrabbiati. Avete ancora fiducia nelle promesse che anche in questa sede vi sono state fatte? No, fiducia assolutamente no, anche perché sono state disattese carte scritte importanti davanti a un prefetto di Catanzaro, massima istituzione che dovrebbe far rispettare la legge, e sono state disattese, quindi fiducia non ne abbiamo. Abbiamo visto la verve, il temperamento di Oliverio, che sembra che ci stia mettendo anima e corpo in questa situazione lasciata dalla giunta precedente. Noi non abbiamo più tempo, noi abbiamo le ore contate. A noi domani ci scade il contratto, come si dice. Abbiamo ricevuto le leggi e le lettere di licenziamento, quindi 31 gennaio noi non dovremmo più essere più in servizio.